amici di HDBlog, è ora di fare un salto per cercare di togliere la vita finalmente al nostro persecutore. Ormai la nostra potenza, la nostra forza è già di alto livello, siamo oltre al 70° livello, ho delle armi davvero particolari, quindi direi che possiamo tentarci. Nel caso torniamo umani e ci facciamo dare una mano da qualcuno, anche se dubito che alle 7 del mattino ci sia qualcuno di collegato. Vabbè, ci proviamo, facciamo un salto, intanto mettiamo la spada un po' più leggera, così non abbiamo problemi di movimenti. Ah, facciamo lanciare, eccolo qua, infatti. Ma sì, va bene, tanto ci curiamo in fretta, abbiamo bellamente 6 Estus. Se tutto va come ho pensato, il persecutore non dovrebbe essere troppo pericoloso. Bevutina e andiamo a fare un giro. Faccio un giro del persecutore prima di andare dalla peccatrice, a differenza della mia prima run, perché il persecutore droppa un anello particolare, l'anello delle lame, che serve per aumentare la potenza d'attacco. Quindi la peccatrice bisogna colpirla velocemente, le mie armi sono quasi tutte pesanti, a parte una scimitarra più 3. Si può utilizzare anche... Oh, che botta! Cambiamo l'arma così gli facciamo più danno. Ok, adesso cominceremo ad attaccarlo. No, preferisco usare la spada bastarda, niente. Magari facciamo un attimo di danno minore, però siamo un po' più veloci. 2 e 3. Questo colpo ti spezza la difesa, quindi non riusciamo a contrattaccare. Quindi meglio evitarlo. Volendo si può usare la balestra alle nostre spalle per fare ingenti danni. Liscio. Liscio del persecutore. Ah, rimaniamo in difesa, adesso ci dà 3 colpi. Ecco. C'è un'altra di lussissimo, lussissimo, lussissimo. Qui devo riuscire a trovare un momento per entrare nel menu e togliere la spada gigante da... questa è grossa. Ok, ce l'ho fatta. Almeno abbiamo un roll più veloce. E anche una ricarica della stamina più veloce. Lo facciamo con pazienza perché il persecutore non è forte, però i suoi colpi sono molto pesanti. Siccome non ho assolutamente voglia di mettermi a schivare, quelle due balestre lì dietro di lui lo sciottano, in poche parole. Se lo colpite, ecco, mannaggia a te. Questo è il colpo che maledice, quindi state molto attenti. La spada diventa blu, quindi è abbastanza prevedibile come colpo. Dai, persecutore, vieni che ti faccio assaggiare la mia lama. Qui lasciamoci... Attenzione a quella mossa, perché oltre a maledirvi fa caricare come se fosse tipo Super Saiyan il nostro persecutore, lo fa gasare, quindi tipo wrestling, e fa dei danni più ingenti e lancia
gli permette di lanciare delle magie dell'oscurità abbastanza pesanti. Ecco, qua meglio ricaricare, stare attenti soprattutto gli ultimi colpi. Dai, dai, andate, 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 dai. Adesso in qualche maniera, zac! Esultanzina, yeah! Anima del persecutore e anello delle lame. Qui ero morto prima, non ve l'ho fatto, sì, non ve l'ho fatto vedere. Questa location ha qualcosina da scoprire. Lì c'è un nido che serve per portarci in una zona della Bastiglia. Che lascio però a voi, in modo da farvi esplorare un po' questo gioco senza che io vi anticipi troppo. Perfetto, al prossimo video e probabilmente alla sfida con la peccatrice. Grazie di tutto e al prossimo video.